Amici, bentornati sul canale 9000 Giri e Elaborazioni Autosportive. Oggi facciamo una puntata un po' particolare su una macchina altrettanto particolare. Questa è una Renault Wind sulla quale abbiamo fatto veramente tanti lavori. E abbiamo qui il cliente, il mitico Gaetano, che ha malincuore per questioni appunto scelte sue, ha deciso di venderla. Quindi mi sembra molto più logico, molto più interessante che i lavori che noi abbiamo eseguito con lui, perché ormai è un cliente che è con noi da tanti anni, li descriva lui perché è molto più, come dire, puntiglioso e tecnico. Io gli passerei la parola, per il momento sigla. Buongiorno a tutti, sono Gaetano, il proprietario di questa bellissima Wind, curata nei particolari con il mio amico Luca, dove abbiamo fatto tantissimi lavori. Prima di tutto abbiamo cambiato i cerchi OZ, quelle da corsa, poi trasformati nel senso stradale con il logo Renault che non era previsto. Questi nascevano forse, erano già così, li avevamo verniciati? No, li abbiamo, erano neri opachi, però c'era la scritta OZ Racing. Ah giusto, quindi li abbiamo riverniciati. Naturalmente abbiamo verniciato per coprire. Sì, perché è una macchina che è in divenire ormai da quanti anni? Da almeno e questa 3-4 è del 2011, sì, la macchina. Ma noi ci stiamo lavorando da tanti dal anni. Quindi, dal 2011. Siccome mi sto un po' rincoglionendo, allora alcune cose me le perdo. Dal 2011 che abbiamo iniziato l'avventura con Luca, esatto. Dove abbiamo fatto gli specchietti in carbonio con anche le cornicette qui davanti. Con tanta pazienza Luca ha verniciato anche il logo Renault nero in modo da renderla più sportiva e aggressiva, e la cosa diciamo principale è che abbiamo fatto anche la rimappatura della centralina e lo scarico che è venuto una cosa fantastica. Perché la Renault Wind nasce con un terminale e il buon Luca mi ha permesso di fare lo scarico doppio. Questo l'avevamo realizzato artigianalmente esatto, perché, sì, perché la Renault prevedeva il finto scarico, il secondo finto scarico. Sì. Allora a un certo punto mi sono detto no, finto non lo voglio. Tu hai trovato, mi sembra ricordare, la bandella dietro. Sì, abbiamo comprato questi plastiche originali Renault, usciva la Renault con doppio scarico, però uno finto e uno vero. Sì, mi ricordo. Adesso sono tutti e due veri con un sound veramente eccezionale. Dopo casomai lo facciamo sentire. Ecco, esatto. Per cui... Poi ti do una mano magari a livello di ricordi, intervenuti. Poi all'interno, direi che abbiamo sostituito i sedili. Io naturalmente ho tenuto i sedili originali, certo. Per cui è ripristinabile con i sedili originali, e avendo messo i sedili un po' più stretti abbiamo ricavato un tunnel nero in plastica in modo da portare porta oggetti e il porta bottiglia, che nell'originale non è previsto. Il manubrio è stato ricoperto volante è stato ricoperto di pelle. Da notare appunto anche le finiture proprio le più piccole, abbiamo messo appunto i loghi Renault Sport sui sedili. La pedana Renault Sport in alluminio fatta artigianalmente e i pedali Momo sostituiti. Le cuciture sia del volante che dei sedili abbiamo fatto in contrasto rosse.
la cuffia del diciamo che l'abbiamo curata in maniera veramente... Sì, la Renault Wind originale non ha tutti non questi ha particolari. L'ultima parte che sicuramente ti dimentichi, ma sì, che comunque è altrettanto importante, sicuramente, sì, è la parte dell'impianto frenante. Ah sì, giusto. L'impianto giusto, frenante, dove avevamo montato dischi sportivi, verniciato le pinze e montato le pastiglie sportive, sportive ABC, questo sia anteriore che posteriore. E se non ricordo male, avevamo fatto anche l'assetto di questa l'assetto macchina. L'assetto con le molle. Abbiamo fatto con l'assetto, le molle, appunto. Quindi direi che... Non si può più fare niente in questa ormai macchina. Infatti il cliente è passato dalla Wind alla Smart Roadster, perché qui ormai non c'era più niente da fare. Infatti inizio, questa macchina qua la chiamo... Inizio un'altra avventura. Esatto, questa macchina la chiamo il tender della macchina di Batman, perché sembra veramente... Il nero direi che... E adesso direi che... Appunto... Ovviamente il tettuccio in 12 secondi si apre e diventa Spider. Io direi facciamogli sentire anche magari anche il sound, sì, che sì, magari sì, è sì, una cosa interessante. Ah, abbiamo fatto anche l'accensione col tasto. Ah, giusto, è vero. Vedi che ti ricordi. Abbiamo fatto talmente tante di quelle, sì, cose ce ne saremmo dimenticate la metà. Ce ne siamo dimenticate la metà. Sì, sì. Dimenticate la metà. Per cui direi che così a occhio e croce non abbiamo dimenticato niente. Sì, io sì, direi sì. A questo... Ce n'è di più. Ce n'è di più, sicuramente... Qualcosina sfugge. Qualcosina sfugge, però vabbè, sono dei piccoli dettagli. La macchina, garantiamo noi, 9.000 giri, che è stata sempre tagliandata, perfetta. 50.000 chilometri originali, per cui è del 2011... direi che è una macchina che ne hanno prodotte poche, può essere veramente a un prezzo, poi niente, per qualunque informazione mi chiamate in sede 0273 83 175. Io sono stato incaricato da Gaetano di seguirgli la vendita, per cui non c'è problema. Io direi che è una macchina, ripeto, piccola, interessante, sicuramente divertente, da guidare, divertente, assolutamente. Può avere un senso per non spendere una grossa cifra ed avere una macchina unica, perché di queste macchine qui mi dicevi quante ne hanno importate poi in Italia alla fine? Poche. Pochissime. Poi è durata, la produzione è durata quattro anni. Il mercato di nicchia non ha resistito. Quindi direi una macchina sicuramente già particolare di suo. Apriamo il tettuccio. Apri il tettuccio. Dai. Bravo. Esca il tettuccio. Esci il tettuccio. Esci il tettuccio. Quando dico la macchina di Batman, non è che ci vado molto lontano. Mancano solo i razzi e gli spruzzatori, sì, d'olio per il... Poi la facciamo, sì, un mix tra quelli 007 e quella di Batman. Sì, diciamo che chi seguirà, chi prenderà questa macchina può divertirsi a fare quello che vuole, certo, ancora, certo, volendo. Certo. Non ci sono limiti. Io direi che per questa macchina particolare è tutto. Come diceva Gaetano, chiamatemi in sede in maniera tale che vi do tutte le informazioni che volete, per chi fosse interessato, sempre ribadisco, ecco, il numero. Naturalmente, l'ultima cosa, sì, c'è doppia cerchiatura con, sì, gomme estive e invernali, con i doppi cerchi. Certo, certo. Per cui io cambio stagione, mm-hmm, vado dal gombista, tiro giù quelle, tutto, metto quelle, hai per tutto, cui nuove naturalmente. Ovvio, figuriamoci a te una cosa usata. No, usate poco, perché è stato più il divertimento, certo, certo, di farla e realizzarla con, certo, il nostro amico, certo, Luca,
che godersela, che alla fine se la godrà qualche appassionato. Infatti, diciamo, non volevo qualche proposta indecente da un concessionario che non capisce il valore di questa macchinina. Certo. Io direi che da me e da Gaetano è tutto, vi aspettiamo come informazioni. Un saluto, alla prossima. Grazie.